Benvenuta a questo incontro sulla scuola d'estate. Lo scorso 27 aprile il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il piano Scuola Estate 2021, un ponte per il nuovo inizio. Lo scopo del piano è quello di colmare le differenze, le fragilità e le lacune che si sono create a causa del perdurare della pandemia da Covid-19. Questo piano è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, sia statali che paritarie non commerciali, e lancia una sfida: non lasciare indietro nessuno. Il piano Scuola Estate 2021 prevede vari finanziamenti, fra cui un PON per il potenziamento delle competenze di base della socializzazione, ed è finalizzato anche a contrastare la dispersione scolastica, che purtroppo in questo periodo è aumentata notevolmente. L'avviso del pubblico del PON è stato pubblicato il 27 aprile 2021 con il seguente tema: realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19. Questo PON ha la finalità di ampliare e sostenere l'offerta formativa per questo anno scolastico 2020-2021 e anche per il successivo, quindi 2021-2022. E ha la finalità di migliorare le competenze di base, ridurre il divario digitale, promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti e degli adulti nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti. I beneficiari del finanziamento sono le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado che svolgono il servizio con modalità non commerciale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, i CPIA, e le reti di istituzioni scolastiche. Sono esclusi da questa rete i CPIA. Nel caso di reti di scuole, il progetto deve essere corredato dall'accordo di rete. Le scuole aderenti alle rete non possono partecipare singolarmente e tutte le scuole possono presentare una sola candidatura. I destinatari di questo finanziamento sono gli studenti delle scuole sia statali che paritarie e gli adulti che frequentano i CPIA. Alla piattaforma possono accedere il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali amministrativi per le istituzioni scolastiche statali e il coordinatore delle attività didattiche per le scuole paritarie non commerciali. Questi soggetti accedono dalla pagina del sito internet del Ministero dell'Istruzione dedicata al PON per la scuola 2014-2020 secondo la sequenza di seguito riportata: accesso ai servizi, dopodiché gestione degli interventi, accesso tramite SIDI, utilizzando le proprie credenziali nominali istituzionali SIDI. Dopodiché si accede all'area avvisi e candidature, nella quale è possibile visualizzare gli avvisi aperti e non ancora scaduti e quindi scegliere la presentazione di un progetto o come singola scuola, quindi si dovrà cliccare candidatura della scuola oppure di un progetto in rete. E in questo caso quindi bisognerà cliccare candidature in rete con altre scuole. Il DS per le scuole statali o il coordinatore per le scuole paritarie non commerciali possono abilitare eventuali collaboratori utenti scelti fra il personale docente e non docente dell'istituzione scolastica proponente, e questi collaboratori possono operare nell'ambiente di candidatura del presente avviso. Per effettuare questa operazione, nella barra del menu è necessario andare in gestione abilitazioni e cliccando su questa icona, in corrispondenza di operatori, abilitazione e compilazione, è possibile quindi abilitare e scegliere all'interno dell'istituzione scolastica il docente o un non docente. Una volta abilitati, questi operatori effettuano l'accesso al sistema GPU 2014-2020 scegliendo obbligatoriamente l'opzione accesso con credenziali GPU, quindi non possono accedere tramite il SIDI. Per quanto riguarda la presentazione delle candidature,
le scuole che optano per la candidatura della scuola, quindi singolarmente, e quindi che non hanno deciso di operare in rete, visualizzano una schermata con due sottazioni. 10.1.1a, interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Non è possibile presentare un numero di moduli superiore a 3, mentre per l'altra sottoazione, 10.2.2a, competenze di base, si possono presentare tutti i moduli sino a raggiungere il massimale. Ogni scuola può presentare la candidatura per ambedue le sottrazioni, oppure può sceglierne solo una. Le istituzioni scolastiche che invece hanno scelto di operare in rete affidano alla scuola capofila della rete la presentazione della candidatura e sceglieranno la dicitura candidature in rete con altre scuole e visualizzano anche loro le due sottrazioni. Uno quindi per interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti in rete, e anche in questo caso non si possono presentare più di 3 moduli, e l'altra sottrazione competenze di base in rete. Ogni rete può presentare la candidatura per ambedue le sottrazioni oppure sceglierne soltanto una. Il massimale previsto per questo avviso è relativo al numero degli studenti. Fino a 600 iscritti l'importo massimo riconoscibile è di 60.000 euro e si possono attivare da 11 a 12 moduli senza però l'opzione mensa. Se invece gli iscritti sono superiori ai 600, l'importo massimo riconoscibile è di 100.000 euro e in questo caso si possono attivare da 19 a 20 moduli, sempre senza l'opzione mensa, considerando che ogni modulo ha un costo di 5.082 euro. In caso di partecipazione in rete delle istituzioni scolastiche, il numero di studenti si riferisce a quello della scuola capofila della rete. Nell'area di candidatura sono previste 4 sezioni: progetti, riepilogo, stampa di controllo, inoltre. L'area di candidatura è simile per tutte le sottrazioni. Nell'area di candidatura si clicca su nuovo progetto e si apre un'area in cui è richiesto innanzitutto l'inserimento del titolo del progetto. Tutte le schede che hanno i campi in grigio sono precompilati, quindi non possono essere modificati. Dopo aver inserito il titolo del progetto si clicca su salva. Il sistema rimanda automaticamente alla compilazione dei singoli moduli. Si seleziona nuovo modulo e in questo modo si accede alla sezione relativa al singolo modulo. La schermata che compare è la seguente. Quindi nel primo campo bisogna scegliere l'azione che si vuole, quale delle due sottrazioni si vuole realizzare. Nella tipologia modulo, nell'altro campo tipologia modulo, si sceglie i moduli che sono già previsti dal sistema e anche le indicazioni didattiche sono proposte dal test sistema, perché c'è un menu a tendina che dal momento in cui la scuola ha scelto la tipologia del modulo compare l'indicazione didattica. Il numero dei destinatari, quindi degli studenti, varia da 9 a 20 iscritti. Successivamente bisogna indicare la sede o le sedi in cui si svolgeranno questi moduli. Il numero di ore è 30 e non è possibile modificarle. Si inserisce poi successivamente nel campo titolo del modulo il titolo del modulo, che può essere diverso o uguale al titolo del progetto. E infine la descrizione dell'indicazione didattica, che appare già con precompilato, quindi eventualmente la scuola può modificare questa descrizione se lo ritiene necessario. Infine abbiamo la data presunta, che è già precompilata per il primo di giugno, e questa data indica la prima data utile per avviare le attività didattiche, che comunque dovranno concludersi entro il 31 agosto del 2022. Quindi non necessariamente bisogna iniziare a giugno, si può iniziare anche successivamente.
e poi abbiamo la data presunta di fine. Da come si può vedere, la compilazione di questi campi è molto semplificata rispetto ai PON del passati. In questa slide possiamo vedere quali sono i tipi di moduli che possono essere attivati in base alla sottrazione. Quindi, nella sottrazione interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per successo scolastico degli studenti, sia che le scuole si presentino singolarmente o in rete, i tipi di moduli che possono essere attivati vanno dall'educazione motoria, al gioco didattico, al musica, canto, arte, teatro, educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, oppure si può pensare anche a un laboratorio creativo e artigianale. Per quanto riguarda la sottrazione competenze di base, sia che le scuole si presentino singolarmente che in rete e anche per i percorsi per adulti, quindi per il CPIA, questi i moduli che si possono attivare sono relativi alle competenze, alla competenza alfabetica funzionale, quindi potenziamento della lingua italiana, la scrittura creativa, la comunicazione, le competenze multilinguistica, quindi potenziamento della lingua italiana oppure lingue straniere o lingue classiche, le competenze scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, competenze digitale, competenza personale, sociale, capacità di imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza, competenze imprenditoriale, quindi educazione all'imprenditorialità, e competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Quando è stata compilata la scheda che è relativa ai moduli, cliccando su salva i dati si considerano acquisiti e diventa accessibile la scheda finanziaria, che è già comunque precompilata. Nella scheda finanziaria possiamo suddividerla in varie sezioni. Una prima sezione che è relativa alla formazione, quindi al costo dell'esperto e del tutor. Come vedete, per l'esperto è previsto un compenso di 70 euro lorde l'ora, e mentre per il tutor di 30 euro lorde l'ora. E naturalmente sempre per le 30 ore, perché le 30 ore sono fisse. La mensa è opzionale ed è prevista, per quanto riguarda la mensa, 7 euro per partecipante, per un massimo di 20 studenti. E anche i giorni sono previsti, sono 10 giorni, ciò vuol dire che ogni incontro dovrebbe essere di 3 ore. Però se la scuola pensa di adottare una diversa calendarizzazione, per esempio una giornata di 2 ore, l'importo riconosciuto è sempre quello, quindi non può aumentare. Altra sezione è relativa alla gestione, e questa viene calcolata sempre su 30 ore su 20 studenti, e per ogni studente a 3,47 euro ed è pari a 2.082 euro. Nell'area gestionale comprende tutte quelle spese che sono legate all'attività di gestione, ai materiali didattici, quelli di consumo, all'eventuale noleggio di attrezzature, al rimborso spese di viaggio, ai compensi per il DS, per il DSGA, per il referente per la valutazione, la pubblicità o altro personale della scuola che comunque è coinvolto nella gestione dei PON. Come vedete, l'importo massimo è di 5.082 euro, non prevedendo la mensa. Dopo aver convalidato la scheda finanziaria, si passa all'inoltro. Però bisogna anche dire una cosa, che la mensa non è prevista per i CPIA, quindi per i percorsi per gli adulti. Dopo aver convalidato la scheda finanziaria, per continuare nella redazione della candidatura si deve selezionare l'icona Torna al progetto. Il sistema riporta la pagina di compilazione dei moduli e consente quindi l'inserimento di un nuovo modulo. Dopo aver inserito tutti i moduli, per tornare alla pagina principale e proseguire nella compilazione bisogna selezionare l'icona Torna ai progetti.
Nel caso in cui invece la scuola abbia affittato per la candidatura in rete con altre scuole, è prevista la compilazione di una sezione aggiuntiva, denominata Rete che presenta il progetto. Quindi in questa sezione deve essere descritta la rete che presenta il progetto. Nel campo caratteristiche e composizione della rete bisogna descrivere in breve la rete, le sue principali caratteristiche e la sua composizione. Nell'accordo di rete devono essere indicate anche la data e il numero di protocollo e dopo aver effettuato l'upload al sistema, dopo si può effettuare l'upload al sistema del documento. L'accordo sottoscritto da tutti i partecipanti alla rete deve contenere le informazioni in merito alle attività di ciascuna scuola, inclusa la capofila, e cioè tutto quello che ogni scuola si impegna a svolgere nell'ambito del progetto. Prima dell'inoltro è obbligatorio inserire le spunte nelle caselle in cui l'istituzione scolastica dichiara di essere in possesso dell'approvazione del conto consuntivo, rendiconto relativo all'ultimo anno di esercizio. E inoltre che l'inserimento delle delibere da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto avverrà in fase successiva, considerato che per la presentazione di questo PON i tempi sono estremamente brevi e magari la scuola non ha la possibilità di poter riunire questi organi collegiali. Prima dell'inoltro, il sistema consente di effettuare eventuali modifiche all'interno di tutte le sezioni completate e salvate. Successivamente all'inoltro della candidatura è possibile generare la stampa definitiva mediante l'alert informativo di colore verde o il tasto presente in fondo alla pagina. Per completare la candidatura è necessario firmare il PDF digitalmente e trasmetterlo al servizio nell'area riservata del portale del Ministero dell'Istruzione, al link che vedete sovraimpresso. Il mancato invio del PDF firmato digitalmente rende la candidatura inammissibile. Buon lavoro!